Buongiorno a tutti dal mio Instapaccio, siamo qui a fare il commento partita di Sassuolo Milan finito 1-0 per il Milan. Proprio per ripassare al commento vi faccio vedere i gol, tra cui il gol polemica, perché Wacker in questo caso si vedrete bene. Tocca il pallone per due volte, mentre scivolava, mentre stava facendo il gol, tocca due volte il pallone. Ora passiamo al gol di Bacco e poi il suo bloccamento. Eccoci qui per il commento partita di Sassuolo Milan, che era uno per il Milan. Prima di passare alle occasioni di contestare la Sassuolo, cominciamo dalla partita che Milan è stata una partita equilibrata. Come onestamente da sportivo, da milanista, me lo aspettavo, perché Sassuolo, quando gioca contro di noi, soprattutto il pesce d'oro, dà una grinta pazzesca, perché infatti Milan nelle ultime partite contro Sassuolo, soprattutto in casa loro, non ha mai vinto. Quindi oggi abbiamo vinto, ieri abbiamo vinto la prima partita in casa loro, quindi abbiamo sfatato il tabù del Mapei Stadium. Ma comunque la partita è cominciata equilibrata, perché sia il Sassuolo che il Milan attaccavano, erano un po' pericolosi. Poi prima del rigore contestato dal Sassuolo ne hanno avuto uno loro a favore, ma Berardi calcia fuori, lo sbaglia. Il Milan, dopo quel rigore fallito dal Sassuolo, ha acquisito molte speranze di poter portarsi in vantaggio. Infatti, mentre Bertolacci si stava girando verso la porta avversaria nell'area di rigore, Aquilani e Peluso lo calciano, ma aperto più Peluso riesce a munire Aquilani, ma è stato un altro errore dell'arbitro, doveva munire prima Peluso, non Aquilani. Comunque il rigore per il Milan, il rigore per netto, pure questo, non so quello del Sassuolo. Bacca, mentre prendeva il cross, stava per calciare, scivola con il piede che ha tirato, ha fatto sbattere mentre scivolava la palla nell'altro piede, e la palla va in rete. Un rigore contestato da quelli del Sassuolo, perché come dice sicuramente, con un rigore non si può essere calciato con due occhi. Quindi la regola dice che se succede, il gol viene annullato e andiamo a punizione per il Sassuolo. Quindi diciamo, magari parlavamo di un'altra partita, di un risultato diverso, magari un 0-0, ma questo tipo di ragionamento non lo sappiamo bene, poi in che cosa consiste, perché ci potrebbe essere pure che c'è la regola della involontarietà, che se un giocatore non lo fa apposta a toccare con due tocchi di rigore, l'abbio può pure convalidare il gol. Quello che è successo ieri, l'abbio può convalidare il gol, ma noi regola la sappiamo, quindi non possiamo dire proprio la verità. O no, può essere che magari abbiamo pure ragione noi, ma è da vedere bene il regolamento, perché questi sono fatti che non succedono sempre, succedono raramente, quasi mai. Comunque, passando invece alla partita, è una partita equilibrata, dove l'1-0 magari leggermente se ne poteva pure meritare, ma no,
Viste, anche se siamo magari a fare il Milan, ma come ha giocato? Potrebbe, poteva pure meritarsi, ma anche un pareggio per alzare il garanzia, perché una partita equilibrata, perché il Sassuolo ha cercato di riprendersi il risultato corretto, cercando di pareggiare, ma il Milan è stato pure attento in difesa a non saper subire gol e soprattutto un buon utilizzo di Donnarumma, che ha già la sua prima partita da mangiarenne, come ricordiamo il giorno 25, che sabato aveva fatto il compleanno di 18 anni, aveva fatto partita fino sul 1-0. Il mio mi è piaciuto come atteggiamento di tutti i giocatori, soprattutto mi è piaciuto oggi Bacca, che finalmente è tornato al gol e soprattutto aiutava la squadra, pressava in attacco, pressava pure il portiere per 2 o 3 volte a pressare il portiere, mettendo pure in difficoltà nei rinvii. Buona Bacca e buona tutta la squadra. Ora avanti alla prossima partita in casa nostra contro il Chievo, dovrebbe essere la prima partita della nuova società, della nuova proprietà, che in tanti anni mi aveva finalmente ceduto ai cinesi. Non più video finite qui, io vi invito a mettere mi piace, condividete, commentate, iscrivetevi al mio canale, seguitemi sulla mia pagina Facebook, Instagram, Twitter e il mio profilo Twitter 96NDP e il mio sito blog, che metto tutti i link in descrizione. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.